Allora, buongiorno a tutti, io sono Michelangelo Berti, non so chi di voi già mi ha conosciuto negli eventi scorsi, in parte che coordino le attività di marketing. Chi mi conosce sa che ho un background tecnico, perciò alcune delle cose che tuttora vi racconto comunque le ho avuto modo di toccarle con mano, su altre non riesco neanche lontanamente a raggiungere i livelli di Marco. Oggi vi parlerò in questa mezz'oretta, farò una panoramica sul GDPR, molto rapida perché ormai e agli sgoccioli sono passati 2 anni e lo conoscerete meglio di me. E vi racconterò rapidamente alcune cose riguardo alle contromisure tecnologiche che possiamo adottare, che dobbiamo anzi adottare per essere compliant. Queste cose io ve le accennerò soltanto, poi Mirko nel workshop pomeridiano andrà a raccontarvi un po' più in dettaglio. Inizio raccontandovi rapidamente chi è Partech. Siamo un system integrator con sedi a Roma e a Milano che abbiamo un'offerta di prodotti, soluzioni e servizi in vari ambiti: l'infrastruttura IT, le soluzioni verticali per il mercato finanziario, la business intelligence e più recentemente anche una business line dedicata all'education. Poi andremo a vedere meglio. Il nostro rapporto con Oracle è iniziato molto tempo fa, è iniziato già nel 94 quando la nostra attuale business unit di Roma, che all'epoca si chiamava Babel, era partner di Sun Microsystem, era il braccio armato proprio di Sun Microsystem sul mercato delle telco italiane. Dall'epoca siamo cresciuti, siamo cambiati parecchio e siamo passati da una focalizzazione su ciò che era la buon'anima di Solaris a una schiera di competenze che coprono un po' tutta la filiera Oracle, e in particolare anche oggi siamo Oracle Gold Partner con specializzazione su MySQL. Quindi oggi siamo proprio presenti nel posto giusto, diciamo. Sì, in Italia non siamo tantissimi con questa specializzazione. La nostra customer base, come vedete, comprende moltissime aziende nei mercati telco e finance, sia su Roma che su Milano. Vantiamo anche delle importanti collaborazioni con i principali large system integrator. Ma nella slide vedrete anche magari qualche logo di pubblica amministrazione e sanità. Siamo un po' sparsi ovunque. La nostra offerta dedicata a MySQL di fatto rappresenta ciò che noi siamo. Noi amiamo MySQL e questo è dimostrato anche dal fatto che 4 anni ormai che siamo presenti e sosteniamo prima il MySQL Tech Tour, adesso MySQL Day. Okay. Per invitarvi a provarlo e innamorarvi anche voi di questa soluzione, ma già Marco ha fatto parecchio, vogliamo spingervi ancora di più. Abbiamo creato 3 pacchetti promozionali dedicati alle varie fasi del processo di adozione. Il primo, l'Adoption Pack, è dedicato a chi ancora non ha una infrastruttura basata su MySQL in casa e deve partire da zero, quindi avrà bisogno certamente delle licenze per il prodotto, delle subscription, come va spiegato anche Luca stamattina, e una serie di pacchetti di servizi professionali per fare lo startup della vostra infrastruttura. Il Migration Pack invece è dedicato alle aziende che adottano una piattaforma alternativa o magari provengono dal mondo della Community Edition, quindi hanno bisogno di un supporto per fare questa migrazione. Anche in questo caso abbiamo previsto licenze ad un prezzo scontato e un pacchetto di servizi da valutare di volta in volta in base alla complessità del progetto. Infine il Support Pack è dedicato a chi già fa uso magari dell'Enterprise Edition, ma di fatto vuole iniziare a fare un upgrade oppure passarlo ad ambienti mission critical, mentre magari prima non usava più un laboratorio o infrastrutture più semplici, e con l'occasione vuole anche pensare magari di fare il training on the job dei propri DBA, quindi fare in modo che, ne so, Marco ha presentato l'InnoDB Cluster, anche se avete visto che è molto facile, riesco a capirlo pure io, magari volete fare questo tipo di conversione, avete bisogno di un minimo di supporto e poi emanciparvi del tutto e seguirlo da soli in autonomia. Quello che vi ho detto, dal 2017 vale non solo per l'on-premise ma anche per il MySQL Cloud Service, ve l'hanno già raccontato, è la stessa identica versione ma nell'Oracle Cloud, quindi potete utilizzarla in alternativa alla versione on-premise o in associazione, ad esempio per fare dei workload ibridi che vanno da una parte sul cloud e dall'altra parte sull'on-premise. Questo, siete abbastanza liberi. Qual è l'obiettivo di oggi? L'ho rappresentato con questa immagine abbastanza zen. Dal nostro punto di vista, la ricerca della sicurezza è di fatto la ricerca dell'equilibrio tra 3 forze in gioco.
Da una parte abbiamo la compliance, cioè la conformità alle normative vigenti e l'adozione di best practice internazionali, e sulla compliance si poggiano la formazione del personale che dovrà trattare dati personali o comunque dovrà gestire anche sistemi e piattaforme, e la tecnologia che ci deve supportare e anche proteggere da eventuali errori umani. Quindi, come potete intuire facilmente, se uno di questi elementi viene meno, viene trascurato, le tre pietre cadranno e quindi la sicurezza verrà meno. Partiamo dalla compliance. Iniziamo con una domanda. Chi di voi conosce il GDPR? Vuol dire che l'opera di stordimento che è stata fatta negli ultimi due anni è stata efficace. Chi di voi ha già avviato un processo di adeguamento interno all'azienda? Molti meno. Vale la pena spendere due minuti per raccontarvi un po' la normativa. Ad aprile 2016 il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali, il noto GDPR appunto in inglese. Questo dovrà essere adottato entro il 25 di questo mese e di quest'anno. Ci sono voluti due anni per far sì che gli stati membri e le aziende si adeguassero. E questo va ad abrogare la vecchia direttiva dal quale poi è nata anche il codice della privacy, il nostro famoso codice della privacy. Attenzione però che abrogare la direttiva non significa abrogare il codice della privacy. Cioè, dove il GDPR dice una cosa nuova rispetto al vecchio codice della privacy, vince il GDPR. Per tutto il resto rimarrà in vigore dove ad esempio il GDPR non si esprime. Faccio un esempio, gli amministratori di sistema, provvedimenti per la gestione dei log e così via, dei dati di traffico. Queste cose qua continueranno a essere in vigore quelle espresse dal codice della privacy e da vari provvedimenti successivi del garante. Questo finché non verrà fatta una sostanziosa modifica al codice della privacy, che comunque non potrà mai andare in antitesi col regolamento. L'obiettivo del Parlamento europeo con questo nuovo regolamento è di fatto uniformare le normative dei vari Stati membri, perché da una parte la tecnologia ci ha spinto e consente alle aziende che operano sul territorio europeo di far transitare i dati e trattarli in tutte le maniere possibili e immaginabili, ma di fatto c'era una forte discontinuità tra i vari paesi. Quindi trovavamo un paese come l'Italia, che per una volta nella vita era abbastanza d'avanguardia in tal senso, e altri paesi in cui non veniva gestito niente. Quindi facilmente un'azienda che lavorava al di fuori dall'Italia poteva gestire i miei dati in maniera del tutto diversa, e questa cosa poteva rappresentare un problema. Il GDPR poi si associa e si basa su una serie di best practice internazionali, di normative. Ad esempio è molto ispirato alla ISO 27001, quindi è nato sotto, si basa fortemente su qualcosa di consolidato, ok? Quello che fa è cambiare, non radicalmente, ma in buona parte, l'approccio alla gestione dei dati personali. In che modo lo fa questo? Attraverso una serie di pilastri. Abbiamo come primo l'ampliamento dei diritti degli interessati, ad esempio c'è il diritto alla rettifica dei dati, il diritto alla cancellazione. Abbiamo l'introduzione di nuove figure come il Data Protection Officer, DPO, di cui avrete sentito parlare fino allo sfinimento, e l'introduzione del concetto di accountability, cioè una forte spinta alla responsabilizzazione del titolare del trattamento dei dati per far sì che questi vengano gestiti nel modo corretto. Vengono inoltre introdotti concetti che erano già presenti in molte best practices internazionali, quindi l'adozione di processi dedicati al miglioramento e al monitoraggio e al miglioramento continuo delle prestazioni, prestazioni non come quelle possono essere nel database, ma prestazioni anche dal punto di vista di gestione dei dati. Infine vengono introdotti concetti fondamentali come la privacy by design e by default, cioè che spingono le aziende a progettare i trattamenti dei dati in maniera sicura e organizzata sin da subito, e non come spesso accade mettere una pezza a posteriori dopo che magari si è stati sanzionati. Le sanzioni, non ve ne sto a parlare, le conoscete tutti, sono belle toste peraltro con GDPR. Altro aspetto riguarda la valutazione di impatto, che non è focalizzata sull'impatto verso l'azienda ma verso l'interessato. Quindi quando io progetto un trattamento devo preoccuparmi del tipo di impatto che una mancanza, una mia mancanza avrebbe sull'interessato, cosa che è diametralmente opposta al passato, ok? Ci si preoccupava dell'impatto sull'azienda, poi i dati persi erano persi. Ultimo aspetto è l'introduzione della gestione del rischio e l'applicazione di contromisure adeguate.
questo concetto delle contromisure adeguate lo troverete mille volte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste una o una serie di contromisure adatte per tutte le stagioni. Va fatta una valutazione molto personalizzata all'interno di un'azienda e questa porterà a un piano di rientro. Questo piano di rientro a sua volta porterà a degli adeguamenti che possono essere di tipo organizzativo, quindi banalmente chi fa cosa, quali sono le informative, i trattamenti, il registro del trattamento e così via. Abbiamo le misure antrofiche per ad esempio stabilire il livello di competenza che devono avere le varie figure all'interno dell'azienda che vanno a gestire dei dati, perché spesse volte gli incidenti capitano perché semplicemente le persone non sono state educate a trattare quei dati e quindi commettono degli errori in buona fede. Infine, delle misure tecnologiche che andremo a vedere insieme, ne abbiamo individuato alcune, il regolamento non si esprime in maniera larghissima su queste qua, ma ne abbiamo individuato alcune che rispondono adeguatamente. Come potete capire, il GDPR è un processo e non un prodotto. Perciò vi invito a diffidare da chiunque vi proponga il software o l'oggetto che rappresenta la panacea di tutti i mali e con un piccolo effort risolvete tutto, perché non funziona così. Allo stesso modo fate attenzione ai prodotti che hanno il cosiddetto bollino blu di certificazione GDPR compliant, perché il problema non è se il prodotto è o meno compliant, il problema è la configurazione, in che infrastruttura viene messo quell'oggetto, qual è l'organizzazione che sottende poi l'erogazione del servizio. La questione è molto complicata, quindi ricordate, il GDPR è un processo, non un prodotto. Ok? Passiamo al secondo elemento in gioco, la formazione. In parte che crediamo così tanto nel valore delle competenze della formazione che abbiamo sviluppato una business line ad hoc che include prodotti, soluzioni e servizi per la formazione a distanza in aula. Abbiamo creato due linee all'interno di questa offerta, una linea technology e una linea security. Oggi ve ne parlerò, vi parlerò un po' di entrambe. Ogni corso può essere erogato in tre modalità, completamente a distanza, quindi classico e-learning, compatibile anche con smartphone e tablet se volete, in aula, gestito ovviamente da dei docenti qualificati. Oggi Mirko è uno di questi nostri docenti, nel pomeriggio poi vi mostrerà alcuni degli argomenti che vengono trattati anche durante i corsi. E infine modalità ibrida, cioè con una componente teorica a distanza per assicurarsi che tutti i discenti abbiano raggiunto lo stesso livello di competenza, e poi le esercitazioni e tutto il resto delle attività in aula, per fare in modo di andare a consolidare quanto appreso. Ogni corso include un account di supervisione che può essere utilizzato dal referente aziendale per monitorare i progressi degli utenti. Okay? Poi vengono fatti una serie di esami intermedi e finali che consentono di verificare quanto appreso. Alla fine rilasciamo degli attestati di partecipazione o di superamento, a seconda dei casi, che possono essere utilizzati anche dall'azienda stessa per dimostrare di aver seguito tutta una serie di passi. Vi spiegherò meglio dopo perché. Come vi dicevo, uno dei problemi principali all'interno delle aziende è che non tutti sono ferrati, sono competenti su ciò che devono fare per trattare correttamente dei dati. Quindi ci troviamo ad avere gli impiegati, magari dell'ufficio amministrativo, che gestiscono i dati molto sensibili all'interno dell'azienda, ma gli manca completamente la cultura della sicurezza. Dall'altra parte abbiamo i manager che devono conoscere delle procedure operative anche di un certo rilievo e le devono poi calare verticalmente all'interno dell'azienda. Infine abbiamo i tecnici, che sono coloro che poi dovranno anche applicare quei concetti di privacy by design e privacy by default all'interno, ad esempio, del software che svilupperanno. Quindi, come capite, una cultura della sicurezza che va ad ampio spettro a coprire tutti questi soggetti è fondamentale, perché basta che uno di questi soggetti rappresenti l'anello debole della catena e viene vanificato un processo, magari un investimento importante che è stato fatto. Per questo motivo abbiamo creato un catalogo di corsi che praticamente appunto coprono tutta la filiera e diventano via via sempre più complicati. Partiamo dalle misure minime di sicurezza informatica, abbiamo i corsi sul GDPR, abbiamo una serie di corsi sulle metodologie principali standard di sicurezza e arriviamo fino al secure coding o l'ethical hacking, quindi come fare ad esempio dei vulnerability assessment, penetration test, come verificare lo stato dei sistemi, quindi copriamo l'intera filiera.
Vediamo rapidamente il corso dedicato al GDPR. Come probabilmente qualcuno di voi saprà, il GDPR in due articoli in particolare parla della formazione. Nell'articolo 39, in cui parlando degli obblighi del Data Protection Officer, si parla del fatto che deve andare a predisporre un piano di formazione adeguato che consenta a tutti gli addetti, i responsabili e gli end user di andare a gestire i dati in maniera adeguata. E nell'articolo 47, in cui si parla più genericamente di ciò che l'azienda deve fare in termini di organizzazione. Ok? Quindi noi sulla base di questo abbiamo creato un corso che ha come obiettivo quello di fornire un'adeguata conoscenza su GDPR, su tutti i vari aspetti all'atere, a chi lo fa in pratica. È un corso completamente fruibile in modalità e-learning, perciò supera ciò che sono le classiche problematiche logistiche che si possono avere in un momento storico come questo, in cui un'azienda magari si trova a dover formare migliaia di persone allo stesso tempo e non può buttarle tutte in aula. Oltre a bloccare l'azienda, non ci sarebbe neanche lo spazio. Questo può essere eseguito, richiede pochissima banda, quindi può essere eseguito, come dicevo, da smartphone, tablet, anche a casa propria, quindi anche in un momento diverso da quello che può essere lo stare in ufficio. Ha una durata complessiva di 4 ore, divise come 2 ore obbligatorie per il corso base e 2 ore dedicate ai 6 moduli di approfondimento opzionali. Perché renderli opzionali? Perché ogni funzione aziendale ha degli obiettivi diversi. Ad esempio, il marketing potrebbe aver bisogno di capire come formulare delle informative corrette, come raccogliere e trattare i dati che vengono ad esempio acquisiti durante un evento come questo. Mentre invece, che sono i tecnici, gli sviluppatori potrebbero aver bisogno di capire come gestire i dati raccolti attraverso una mobile app. Okay? C'è invece la linea technology, dove abbiamo una serie di corsi in aula tipicamente dedicati ai tecnici, come dice la parola. Oggi, prima Marco e Luca, ma ve lo ridiremo anche noi più volte, ormai l'avete capito, MySQL è il database open source più utilizzato al mondo. Questo cosa comporta? Comporta una fame continua da parte delle aziende di DBA competenti e certificati. Abbiamo già da tempo fatto questi corsi, oggi li abbiamo pacchettizzati un po' meglio, e l'obiettivo è quello di formare una nuova generazione di DBA, DBA qualificati, che poi volendo possono prendersi anche la certificazione ufficiale Oracle. Non è, come sapete meglio di me, è una cosa utile e importante, ma non è propedeutica al lavoro di tutti i giorni. Questo sta a voi decidere. Si tratta di un corso in aula tenuto da un docente qualificato. Mirko è uno di questi, ma in realtà ne abbiamo anche altri, che sono persone certificate e che hanno maturato una forte esperienza non solo nella parte di servizi professionali, progettazione e architetture, ma anche proprio nella docenza. L'agenda del corso è identica sia per la versione base che per quello avanzato, ma quello che cambia è il livello di approfondimento, la durata delle ore di esercitazione, ad esempio. Quindi, per esempio, il corso base è dedicato ai neofiti che devono acquisire proprio i rudimenti per poter lavorare in azienda in quel settore. Il corso avanzato invece è dedicato a chi poi dovrà andare magari a fare delle installazioni, delle configurazioni complesse, e quindi deve andare a superare un po' il livello medio di conoscenza che potrebbe già avere. E come potrete vedere dall'agenda, questi flyer li trovate già all'interno delle shopper che vi abbiamo lasciato sulla sedia. È incluso un capitolo specifico sulla sicurezza e il GDPR. Questo per fare in modo che i DBA che usciranno da questi corsi siano già preparati per affrontare la prima delle sfide che stanno affrontando adesso le aziende, quella appunto del GDPR. Detto ciò, passiamo alla tecnologia. La prima cosa che di solito mi viene chiesta ai nostri tecnici quando andiamo a parlare del GDPR da qualche cliente, è sempre la stessa. Che cosa prevede il regolamento? Che cosa ci obbliga a introdurre? Di fatto, fatta eccezione per la cifratura e la pseudonimizzazione, l'articolo 32 del regolamento europeo non va a citare esplicitamente le singole tecnologie da adottare. Da una parte perché sarebbe molto complicato questo, come vi ho detto, è molto sartoriale questo tipo di attività, quindi ciò che può servire alla mia azienda è completamente diverso da ciò che potrebbe servire alla vostra. Però sono voluti andare dritti al cuore del problema. L'unico modo per rendere veramente privato un dato è renderlo leggibile solo agli interessati.
Per questo si parla tanto della cifratura. Sulla base di questo ragionamento e anche sui classici tre pilastri di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, abbiamo identificato e stiamo aiutando i nostri clienti ad adottare una serie di contromisure tecnologiche per andare a innalzare il livello di sicurezza del patrimonio informativo aziendale. La prima delle cose, la più banale che possiamo applicare, è la full disk encryption. Perché? Perché dobbiamo andare a proteggere il contenitore dei dati per evitare che, una volta rubato, manomesso, perso, quel contenitore poi renda accessibili i dati al malintenzionato di turno. La file encryption ha uno scopo diverso, è quello di proteggere il singolo dato, a prescindere da dove questo si trova. Ok, perché abbiamo detto che noi proteggiamo il contenitore, ma una volta che il dato esce va protetto comunque. Infine, visto che oggi parliamo di database, riteniamo fondamentale parlare anche della database encryption e in realtà anche di tutto ciò che sta a corollario di questa protezione del database. Perché questo? Perché tutti i dati ormai delle web application, ma anche di applicazioni istanziali, pensiamo anche a SAP, non so, finiscono sul database. Quindi pensare che siano solo i file a contenere dati sensibili sarebbe una follia. Ognuna di queste soluzioni è complementare con le altre, quindi non è che ne applico una e ho risolto tutto. Ovviamente qua non vi ho citato poi altre cose come la cifratura dei canali di comunicazione che nel 2018 dovremmo dare un po' per scontato, ecco. Per non parlare dei certificati validi, riconosciuti su internet, insomma. Possiamo parlarne per ora di questa cosa qua. Ognuna di queste tre soluzioni risponde a un problema particolare. La full disk encryption, ad esempio, risponde al rischio che un hard disk venga rubato, venga sottratto, venga manomesso, ok? O magari quando avviene lo smaltimento dell'hardware, se un hard disk non viene distrutto in maniera appropriata, ma viene buttato così, chiunque può andare a riprenderlo e recuperare i dati contenuti. La file encryption, invece, serve a evitare un accesso non autorizzato ai file da parte di utenti che non ne hanno diritto, ok? Ad esempio, quando questi file transitano attraverso canali non sicuri, vengono messi ad esempio sul nostro Dropbox personale, pensate a quanto è facile che venga attaccata una piattaforma come Dropbox e magari abbiamo anche delle password stupide lì sopra e questo dato venga sottratto. Oppure viene inviato via mail o viene messo su dispositivi intrinsecamente insicuri, che sono una pendrive. La database encryption invece, con poi la cifratura dei backup e il corretto monitoraggio degli accessi, serve a evitare che vengano attaccati i dati a riposo, ok? Perché abbiamo parlato di dati di transito, ma dobbiamo parlare anche di dati a riposo. Poi vedremo che in realtà non ci preoccupiamo soltanto del dato contenuto all'interno della database, ma anche nel momento in cui questo dato deve entrare e uscire. Capiremo meglio dopo. Partiamo rapidamente dalla full disk encryption. Pensare che basti usare la password di Windows o del sistema operativo che preferite per proteggere i dati contenuti nel computer è una follia. Perché? Perché andare a sottrarli è molto facile. Un malintenzionato in meno di 30 secondi estrae un hard disk dal vostro computer desktop, magari ci mette un minutino se avete un notebook che ha le vitine più piccole, fa perdere più tempo. Una volta sottratto questo disco se lo può andare a gestire con tutta calma dall'altra parte, con un banalissimo connettore serialata USB può accedere al file system e sottrarre tutti i dati. Questa è una delle mille tecniche che si possono utilizzare. Basterebbe utilizzare un DVD di ripristino di Windows per fare un mezzo ripristino e accedere al file system. Si possono fare tante altre tecniche. Se il file system fosse cifrato, l'accesso ai dati non sarebbe possibile. Ovviamente a patto di utilizzare tecnologie adeguate. Se utilizzate una tecnica di cifratura stupida, il risultato sarà che un attaccante forbito riuscirà in un attimo a sottrarvi i dati. Non vi sto parlando di tecnologia spaziale. Il Microsoft BitLocker c'è su Windows dalla versione 7, se non sbaglio. L'Apple File Vault esiste da tantissimo tempo. Potete abilitarli sin da ora sulle vostre macchine. Okay? Ovviamente con una piattaforma di gestione centralizzata a livello enterprise diventa tutto più semplice, perché se l'utente malauguratamente si perde la password, non riesce più a entrare, comunque si può sbloccare centralmente da chi gestisce il reparto IT. La file encryption invece serve a proteggere i vostri dati, i file che ogni giorno fanno milioni di chilometri, vengono salvati sui dischi locali che magari non sono cifrati, su cartelle condivise, vengono salvati sui device personali, che sono degli oggetti che si perdono a migliaia ogni anno,
sulle pendrive, che peggio, peggio dei device personali, o salvati su servizi di cloud storage come Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive e così via. Come possiamo riuscire a garantire la confidenzialità di questi dati? Come fare in modo che solo chi ha veramente diritto di leggere quei dati li vada a leggere? Di fatto l'unico modo che io conosco è cifrarli, perché un dato, un file cifrato, rimane tale anche quando passa su un sistema diverso da quello che l'ha generato. Perciò se voi salvate il vostro file su una pendrive e la perdete, ve la rubano, o sul vostro Dropbox e questo viene bucato, chi andrà a cercare di accedere a quel file senza disporre delle giuste chiavi di accesso, altro vedrà che è un file illeggibile, come se fosse corrotto. Questo non è un dettaglio, perché come sapete, nel processo sanzionatorio previsto dal GDPR, uno degli aspetti fondamentali riguarda la data breach notification. Cioè, entro 72 ore da che abbiamo saputo che è accaduto un certo fatto, dobbiamo andare a fare un rapporto all'autorità garante, ma dobbiamo informare anche gli utenti che i loro dati sono stati sottratti. Esiste per una deroga, se i dati sottratti erano cifrati, e quindi di fatto non mi hanno sottratto ben nulla perché quei dati sono illeggibili, posso evitare la notifica agli utenti, non all'autorità garante, ma agli utenti. In termini di immagine non è un dettaglio questo, perché dover dichiarare ai propri clienti paganti che abbiamo perso i loro dati, potenzialmente perso i loro dati, e che questi potrebbero essere utilizzati per ledere la loro privacy o magari per fare un furto di identità, ha un impatto non trascurabile. Noi siamo di fronte a un cambiamento importante sul mercato. Prima, banalmente, pensiamo al mercato delle assicurazioni. Ci trovavamo davanti a quasi un monopolio, ci siamo trovati che andiamo su un sito, digitiamo 4 dati della nostra vettura, della nostra data di nascita e ci viene detto quanto costa l'assicurazione più conveniente. Ok? Ormai si sono tutti livellati. A breve il problema non sarà più chi è più conveniente, ma chi gestisce meglio i miei dati. Perché io vi assicuro che non darei volentieri i miei dati, ad esempio, a un'assicurazione che gestisce, non so, la polizza vita o l'assicurazione sanitaria, peggio ancora, che se viene bucata da un attacco di qualunque natura, si rischia che io rischio personalmente che magari qualcuno venga a sapere il mio stato di salute, e questo potrebbe andare a inficiare sulla mia vita pubblica, sul lavoro, sulle relazioni personali e così via. Quindi il mercato cambierà, arriverà un momento in cui io non sceglierò più quel provider di posta elettronica perché so che viene bucato tutti i maledetti giorni e andrò a scegliere uno che apparentemente gestisce i miei dati con maggiore autorevolezza. Okay. Come vi dicevo, full disk encryption e file encryption sono complementari tra loro e risolvono dei problemi molto diversi. Non sto qua a citarveli tutti quanti, alcuni ve li ho già raccontati. Questa slide ve la lascio come reference. Poi, quando ve le scaricherete, la potrete rileggere tranquillamente. Passiamo infine alla database encryption e affini, come lo chiamo io. Di fatto, proteggere un database è come proteggere un castello che viene attaccato continuamente dall'esterno, come da tradizione, ma anche dall'interno. Perché gli attacchi da insider, ma anche le fesserie che possiamo fare come utenti, sono parecchie. Quindi dobbiamo andare ad applicare una vasta serie di contromisure. Dobbiamo partire, come vi dicevo prima, dalla cifratura dei canali di comunicazione, perché i dati in transito sono sempre a rischio. Attraverso un canale non protetto passano delle password, le vostre password magari di amministrazione, passano i dati in input e in output che possono essere, oltre che letti, anche manipolati, ok? Dal classico attacco di man in the middle. Dobbiamo andare, per rispondere anche al GDPR, a fare cifratura dei tablespace. Ogni piattaforma poi usa approcci diversi, potrebbe essere una cifratura totale o solo parziale, ad esempio di tabelle o di colonne. Quindi non basta magari pensare di fare un hash della colonna che contiene le password, dobbiamo andare a proteggere un po' meglio i nostri dati. Okay? Il secondo passaggio è ricordarsi di proteggere anche i file di backup, perché uno dei grandi classici, anche pensiamo anche ai redo log e così via, uno dei grandi classici è quello di andare a proteggere il database e poi i backup che magari vengono gestiti da una struttura aziendale leggermente diversa, da un team diverso all'interno della stessa reparto IT, potrebbero tranquillamente accedere ai dati. Quindi ho protetto cosa alla fine dei conti?
Il terzo elemento, che è uno di quelli più critici richiesto dal GDPR, è la pseudonimizzazione, che può essere interpretata in vari modi. Ad esempio, può essere interpretata come un offuscamento dei dati, per far sì che il dato personale non sia facilmente associabile a un nome, un cognome o un qualunque identificativo. O, in alternativa, un disaccoppiamento totale, quindi splittare ciò che sono i dati di anagrafica da ciò che sono i dati, nel caso dell'assicurazione di cui vi parlavo, i dati sanitari. Sapere che Tizio, Caio e così via ha una certa malattia, ma non sapere che qualcuno ha una certa malattia, ma non sapere che Tizio, Caio, eccetera, è una cosa completamente diversa. Questo è uno dei temi delicati, perché può essere affrontato in n modi diversi, e le soluzioni native in questo momento sono ancora non del tutto pronte, ma ci stiamo arrivando. Uno dei passaggi fondamentali è il controllo degli accessi, inteso non solo come grant che devo dare sul database per capire chi legge, chi scrive, dove e come, ma ad esempio anche utilizzare sistemi di strong authentication. Ce ne sono svariati, agganciare il sistema anziché utenze locali a un sistema di dominio con la giusta gestione degli account. Ma, cosa fondamentale, che era prevista anche dalle normative tipo la PCI, DSS e così via, andare a fare un controllo, un monitoraggio costante di questi accessi. Cosa fanno, come lo fanno, da dove accedono e così via, anche per andare a stanare eventuali furti di credenziali, nel caso non abbiate usato la strong authentication. Perché pensare che io ho dato le credenziali a Mirko e lui soltanto accederà con quelle credenziali non è una cosa del tutto corretta, potrebbero accadere anche cose bizzarre. Un elemento, a mio avviso, fondamentale è l'introduzione di elementi come un database firewall, perché sapete meglio di me che al giorno d'oggi i database sono esposti su internet attraverso le web application che vi accedono. Quindi un banalissimo attacco di SQL injection, che io mi ricordo ne parlavamo nell'anno 2000 e sembrava all'avanguardia, siamo nel 2018 e continua a fare miliardi di dollari di danni la SQL injection, quindi come vedete non tutti l'hanno affrontato seriamente. Avere un oggetto intermedio che va ad analizzare la correttezza delle query eseguite ed eventualmente, oltre a inviare le corrette notifiche, bloccare le connessioni sospette o le operazioni sospette è fondamentale. Capite quindi che andare a proteggere i database non si traduce soltanto con prendo una piattaforma con il bollino, ma devo andare a metterla in un ecosistema in cui tutta una serie di oggetti funzionano. Banalmente, il controllo degli accessi, quando è che funziona bene? Quando un'azienda ha già una gestione degli account fatta bene, quindi tutti gli account profilati, quando un utente viene licenziato, cambia settore, immediatamente gli vengono tolte le grant e così via. Quindi, come vedete, è tutto quanto, la sicurezza è un processo, non è un prodotto. I prodotti ci aiutano se le persone sono competenti per utilizzarli e se stanno all'interno di un ecosistema che funziona. Quindi, con queste contromisure, andiamo a rispettare i tre pilastri, quello della riservatezza, perché faccio in modo che nessuno legga quei dati, magari quando sono in transito o senza autorizzazione del database. L'integrità, quindi assicurarmi che questi non vengano modificati in alcun modo da utenti non autorizzati, e la disponibilità, per fare in modo che quando ne ho bisogno questi ci siano. Perché ovviamente un attacco anche distruttivo attraverso una SQL injection va a inficiare sulla disponibilità di questi dati. A questo punto io vi ringrazio e vi auguro buon pranzo. Ci rivediamo nel pomeriggio assieme a Mirko.